un po' più forte. No, di proprio. Ci sta che la curva che poi ha cantato per tutta la partita, ha incitato la squadra per tutta la partita, ci sta che per la fine sia una contestazione civile, normale, per una prestazione che sicuramente non c'è visto poi vincere, quindi è chiaro che un po' di rammarico c'è. Loro, i tifosi la sentono la squadra loro come noi la sentiamo nostra, e tutti insieme siamo delusi, noi i tifosi siamo delusi per due punti ancora che non sono arrivati. Qual è l'antidoto? Promettere giocatori, no, di tiro, che roba che l'antidoto, ci sta? L'antidoto penso che non ci sia, ci vuole pazienza, insomma, io penso che si è visto, tutti quanti vediamo, ho gli occhiali quindi vedo anche meglio. Qualcosa questa squadra manca, sicuramente la tenuta atletica non è ottimale, non vado a sindacare sicuramente di chi ha la colpa perché non mi compete e non ci capisco niente, però si vede che insomma, la squadra corre poco e quello che corre corre male, quindi diamo il tempo anche a chi ha preso oggi in mano la preparazione atletica per vedere se si può migliorare questo. Però a volte quando si corre male è perché non c'è un piano preciso dove correre, uno corre a vuoto e si stanca di più, eh? Ma guarda, sinceramente non lo so, cioè quando si corre male un motivo c'è. Io, noi come società, la vediamo che oltre a correre male corriamo poco, quindi forse l'handicap sta proprio qui. Poi non so, per quanto invece concerne il discorso tattico, penso che abbiamo un allenatore che possa rispondere a questa domanda. Quello che ci teniamo a dire come società, noi siamo qui tutti e tre presenti. Sicuramente questa è un'avventura ed è un progetto che noi intendiamo a tutti i modi portare avanti, è un progetto che ci dovrà portare nella categoria professionistica, ce la metteremo tutti e tutta, speriamo che quest'anno di riuscirci, siamo tutti e tre convinti ancora di poterlo fare. Però la cosa che ci preme di più è far capire che siamo compatti come all'inizio per portare questo progetto a termine. Poi quando l'avremo fatto rivedremo un pochettino le cose, se saremo in grado di sostenere l'avventura ancora avanti oppure di passare la mano a chi sicuramente sarà più capace e avrà potenzialità economica, forse anche maggiore della nostra. Vedo Sergio molto abbattuto, molto triste. Allora, io vorrei dire una cosa, c'era grande attesa per lo stadio, per tutto il progetto, per tutto quanto. Allora, come abbiamo fatto lo stadio, come Sergio ha fatto lo stadio, ci porterà i professionisti, state tranquilli che lo faremo insieme.